sono con Sigi, il direttore del Playground, e con Matteo, che è un giovane cameriere che lavora qui insieme a voi. Allora Sigi, che tipo di locale è il Playground? Il Playground si divide su tre sale. La prima sala è la nostra sala di sotto, dove si può mangiare sia pizza che carne e pesce. Abbiamo entrambe le due sale. E la cantina, dove troverete la stessa cosa, sia carne che pesce, e pizzeria, fa entrambi. Abbiamo dei piatti tipici toscani, classici, da trovare un peposo, da trovare una ribollita, da trovare una grande tagliatella a ragù di cinghiale fatta in casa, tutto dalla nostra chef, e trovare anche del buon pesce. L'esperto del vino, in questo caso qui, è Matteo, dove io vorrei che dicesse qualcosa del vino. Allora Matteo, quali sono i vini, se mi puoi fare qualche nome così al volo, che si abbinano al pesce o piuttosto che alla carne? Allora, noi alla carne abbiniamo molto il Bolgheri, Michele Satta, una grande cantina. Oppure andiamo pure sui Chianti o su dei Sangiovesi in Purezza. E invece riguardanti il bianco, abbiamo dai vini biologici Manincor dell'Alta Italia ad arrivare fino qui in Toscana a un Monte Carlo classico che viene prodotto qui a Lucca. Benissimo. L'ultima sala che abbiamo, ma non è perché la vogliamo parlarne che è l'ultima, ma abbiamo una sala dove possiamo fare degli eventi privati, cioè alcune persone da 30, 40 persone, 50, 60, abbiamo sulla sala nave, che è una sala privé, chiamiamola così, dove possiamo fare un compleanno, fare una cena aziendale, fare qualsiasi cosa al piano superiore. È riscaldata e individuale, da tutte e tre non si possono mischiare. Ci troviamo nella cucina del ristorante Playground, io sono con lo chef Silvana. Ciao Silvana. Allora, oggi ci hai presentati tre piatti, ci hai presentato un antipasto, un secondo e un buonissimo dolce. Ti chiedo di spiegarmi che cosa sono. Certamente, sono dei piatti che con prodotti del territorio assolutissimamente, che noi su USA da anni ormai siamo grandi ricercatori, cerchiamo di riportarli a tavola nella tradizione toscana, ma anche rivisitata come d'usanza e di tradizione in questo locale. Come antipasto cosa hai preparato? Abbiamo preparato una spadellata che noi chiamiamo, che sarebbero calamari e gamberi tostati, su un letto di insalata misticanza primaverile, quindi delle insalate piccole appena nate, e salsa di ribes nero e aceto balsamico invecchiato 5 anni. Il secondo invece? Di secondo invece abbiamo preparato un baccalà livornese però scomposto, quindi non tradizionalmente con la cottura terminata al forno, ma preparate a parte la salsa al pomodoro piccante con gli ingredienti alla livornese e il baccalà fritto croccante all'ultimo momento, con della patata chips croccante delle nostre montagne pistoiesi. È un invitatissimo dolce, deve essere buonissimo. Che cos'è il dolce? È semplicemente una lingua di gatto, come si usa spesso e volentieri dare come chicco in Toscana, ridotta in un cestino nella quale c'è della crema chantilly aromatizzato alla frutta con una salsa ai frutti di bosco sempre delle montagne nostre e una composizione di frutta. Grazie mille Silvana.